Ciao ragazzi, Trovati sul mio canale, siamo ancora qua che parliamo di urbanistica. La lezione di oggi è abbastanza particolare perché tratteremo di un argomento estremamente delicato, ovvero l'esproprio. L'esproprio che cos'è? È quando lo Stato o un altro ente pubblico si impossessa di un bene privato, ovviamente indennizzando il proprietario o i proprietari per un'opera di pubblica utilità. Questo è in due parole che cos'è l'istituto dell'esproprio. La lezione di oggi, ripeto, sarà abbastanza vaga e anche, cioè, che vaga, non entrerò troppo nel dettaglio. Alcune cose le vedremo con una certa superficialità, senza entrare troppo nello specifico. Se più avanti avrete bisogno di altre nozioni sull'esproprio, vorrete sapere qualcosa in più, farò una lezione diversa, molto più specifica, molto più dettagliata, anche molto più lunga proprio a livello di tempistiche, che si chiamerà, la intitolerò Materia d'esproprio. Però per adesso partiamo con questa prima lezione dal titolo L'esproprio, rispondendo alla domanda che vedete nel centro della slide. Un ente locale deve prelevare un terreno per un'opera di pubblica utilità. Cosa deve fare? Punto di domanda. Andiamo a vedere le risposte. La prima risposta la troviamo nella Costituzione. Dove? Che cosa dice l'articolo 42? La prima frasetta è: la proprietà è pubblica o privata. Quindi noi sappiamo che in Italia ci sono due tipi di proprietà. Un immobile è di proprietà pubblica o è di proprietà privata. Leggendo poi proprio la frase, quella sottolineata, della Costituzione. Quindi attenzione, stiamo andando a leggere la fonte principale del diritto italiano, la legge principale del diritto italiano, la Costituzione, che afferma la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Quindi, quando noi lo sentiamo, perché il termine l'abbiamo già sentito, esproprio, 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 e a volte immagino anche nel sentito un po' comune, ci immaginiamo nell'immaginario collettivo vede l'esproprio come qualcosa di estremamente forzato. Ragazzi, non è così. Nel 90% dei casi, e probabilmente molto di più, l'esproprio è destinato a terreni, quindi non immobili, intese abitazioni, qualcosa di già costruito. Nel 90% dei casi sono terreni. L'esproprio, per quanto possa essere anche contrario il proprietario, una volta che gli viene dichiarata l'interesse pubblico, il proprietario può essere anche contrario e non voler cedere la propria area, ma ovviamente l'esproprio avviene tramite, lo vedete qua, indennizzo. Cioè, se un proprietario è costretto a cedere per motivi di interesse generale un bene immobile allo Stato o a un altro ente pubblico, questo ovviamente viene rimborsato, viene risarcito da una somma ben precisa che vedremo poi come viene calcolata. Ma come nasce l'esproprio? Dove nasce? Anche a me, sapete che penso che già nella lezione 4 avevo accennato qualcosa. A me piacerebbe parlare di urbanistica storica partendo proprio dai tempi più antichi, ma purtroppo questa non sembrerebbe essere la sede opportuna, perché stiamo facendo un'urbanistica un attimino più giuridica. Chissà, più avanti farò anche una serie di lezioni di questo tipo. Per adesso accontentiamoci di vedere dall'Unità d'Italia a oggi quelli che sono stati i riferimenti normativi dell'esproprio, partendo da una prima legge del 1865,
dove viene imposto per legge l'indennizzo dell'esproprio come un valore di libera contrattazione di mercato, ovvero il valore venale. Cioè, io sono lo Stato, devo prelevare un terreno, contratto con il privato offrendogli una somma che è quella del valore di mercato di quel campo, come se lo acquistasse un altro privato. Ok? Molto importante quello che è avvenuto, e già questo qui, ripeto, andate a vedere la mia lezione numero 4, che è fondamentale per chi si sta occupando di urbanistica. Nel 1885 c'è quello che viene definito da Agostino De Pretis lo sventramento di Napoli. Napoli viene sventrata. E anche lì, ripeto, sempre lezione 4, andatela a vedere. Esempio, la galleria Vittorio Emanuele II è costruita su quelli che erano dei quartieri con un tasso igienico-sanitario terribile. Effettivamente il centro storico di Napoli viene sventrato dopo la pandemia di colera, quindi c'era effettivamente bisogno di rivedere le condizioni igienico-sanitarie della città all'ombra del Vesuvio. E come viene fatto l'esproprio? Viene fatto con un valore venale del bene, ovvero la media tra il valore venale del bene e la somma degli affitti degli ultimi 10 anni, una media tra questi due valori. Ricordiamoci come metodo Napoli questo, perché verrà ripreso più avanti. Perché nella legge 1942, da 1150 del 42, la legge la legge nazionale dell'urbanistica, la LUN, cioè quindi la legge fondamentale dell'urbanistica in Italia, anche ad oggi è ancora questa la legge fondamentale dell'urbanistica, viene reimpostato il valore venale del bene come metodo di esproprio, quindi viene de facto dimenticato tutto quello che era stato fatto a Napoli. Nel 1965 tornano invece i criteri di Napoli. Tornano i criteri di Napoli, ovvero la media tra il valore del bene venale e la somma degli affitti degli ultimi 10 anni, più il 2% anno da quando viene approvato il piano d'esproprio, ovvero siamo nel 1965. Prima si espropriava solo seguendo le regole le regole del 1865, solo il valore venale. Al valore venale si cambia, si torna al metodo Napoli con la media tra il valore degli affitti degli ultimi 10 anni e il valore venale del bene, e più dal momento che viene scelta un'area da espropriare, si pone un vincolo per la pubblica utilità. Ogni anno che passa dal momento che viene posto il vincolo, viene aggiunto un 2% nell'indennizzo. Poi, nel 1968, viene aggiunto un qualcosa di importante, ovvero viene detto se viene posto un vincolo di esproprio, ma entro 5 anni non se ne fa niente, questo vincolo qua decade. Neanche la legge Bucalossi, questa qui, la del 65, la legge Ponte, che, come ho detto, ripone il metodo Napoli. Nel 1968 viene imposto il vincolo dei 5 anni, nel 1977 la legge Bucalossi fa qualche correzione a favore dei privati, e nel 92 la legge Amato torna ad utilizzare il metodo di Napoli.
Questo qui che ho fatto è veramente un accenno storico. Quello che dovete ricordarvi voi è che non c'è sempre stato un unico metodo dall'Unità d'Italia ad oggi. Si è cambiato metodo, si è capito che le cose fondamentali sono quindi da ricordarsi che non c'è sempre stato lo stesso metodo. A Napoli c'è stato un metodo diverso che è stato ripreso più volte, ripreso. Diciamo nei 150 anni dall'Unità d'Italia i metodi si alternavano, per un po' hanno usato quello del 1865 per alternarsi con Napoli, per tornare a quello dell'865 e così via, ricordandosi il fatto che in 150 anni d'Unità d'Italia si è arrivati ad un certo punto in cui ci si è detti ok, però anche i vincoli non possono durare più di 5 anni. Quindi bene o male, il quadro legislativo è questo. Ripeto, è un accenno, ricordatevi quello che vi ho detto. Cioè l'alternanza dei due metodi di calcolo dell'indennizzo fino ad arrivare a quello che è il testo unico dell'esproprio, il decreto Presidente della Repubblica 327 del 2001. Quello che vi sto per dire adesso lo dico in tutte le lezioni. Voi sapete che negli anni 2000 in Italia entrano a far parte dell'urbanistica tutti i vari testi unici, testo unico dell'ambiente, testo unico dei beni del paesaggio, testo unico dell'edilizia, testo unico della sicurezza. Abbiamo anche il testo unico dell'esproprio. O meglio, scusate, non c'è il testo unico dei beni del paesaggio, è de facto il codice dei beni culturali e del paesaggio. Ha funzione quasi di essere testo unico perché è l'unica, diciamo, è l'unico riferimento normativo in materia di paesaggio, l'unico riferimento normativo in Italia dell'esproprio è il testo unico dell'esproprio. Che cosa dice il testo unico dell'esproprio? Anche qua ripeto, la lezione di oggi non entreremo troppo nel dettaglio, ci interessa capire come funziona l'esproprio in Italia e che cosa bene o male contiene il testo unico dell'esproprio. La prima cosa che contiene sono i soggetti del rapporto espropriativo, ovvero ci sono quattro soggetti: l'espropriato, l'autorità espropriante, il beneficiario dell'espropriazione e il promotore dell'espropriazione. Il B, il C e il D possono anche coincidere. Come funziona? Attenzione ragazzi, che questa è la slide più importante di tutta la lezione. Quindi, con tonfiotte, se mi posso permettere, se ascoltate questa e capiamo questo passaggio insieme, si può anche omettere volendo il resto della lezione. Cioè, sostanzialmente, la prima fase dell'esproprio viene fatta sui tavoli comunali tra tecnici comunali, urbanisti, architetti, la parte politica ovviamente anche, che detta una linea politica su dove fare determinate opere, quali opere c'è bisogno, quali sono i soldi da spendere. Quindi la prima parte d'esproprio, la prima fase dell'esproprio, si fa facendo pianificazione urbanistica. Ok, il tracciare con una matita su un foglio, sto pensando al 1865 ovviamente, quali erano i terreni da destinare a una determinata funzione pubblica, una certa necessità pubblica, era la prima operazione dell'esproprio, per cui venivano imposti dei vincoli preordinati all'esproprio, diciamo qua alla prima fase. Ovvero, io sono un proprietario terriero, so che sul mio terreno posso anche costruire, ma su quel terreno lì deve passare una ferrovia. Io so che il piano dice quello, io non posso più costruire perché so che quel terreno lì è vincolato all'esproprio. Dopodiché c'è una seconda fase dove
viene posta la dichiarazione di pubblica utilità su un determinato bene immobile. Quindi la pianificazione dice che il bene immobile ha un vincolo preordinato all'esproprio. Possono passare anche anni, come abbiamo visto, massimo 5, dopodiché questo vincolo ovviamente decade, che poi può essere reimpostato, può essere impostato nuovamente questo vincolo, ma lo vedremo perché ho portato anche degli esempi molto delicati, ovviamente, che andremo a vedere insieme. Rimaniamo sulla dichiarazione di pubblica utilità. Una volta posto il vincolo, viene dichiarata appunto la pubblica utilità su quel bene immobile e dopo tot si può emettere il decreto d'esproprio vero e proprio, che lo vedremo poi anche lì nel dettaglio, è di fatto il momento in cui viene ceduto il bene immobile allo Stato o a un altro ente pubblico e il proprietario viene indennizzato col decreto d'esproprio. Quindi abbiamo detto che la prima fase, questa qua, vincolo preordinato all'esproprio, avviene proprio in questa fase che vedete in questa immagine, nella fase del piano, della pianificazione. Dopodiché c'è opera e opera, c'è opera di pubblica utilità e c'è anche opera di pubblica utilità diversa, diciamo. Un conto è una scuola media, un conto è un'autostrada. Cambia il numero degli interessati all'esproprio. Se maggiore di 50, e lo vedremo adesso con un esempio in questo momento, ci saranno delle pubblicazioni, la partecipazione degli interessati sarà resa addirittura pubblica, sia su giornali, testate locali o nazionali, quindi stiamo parlando di quotidiani, sia per mezzi di comunicazione ufficiale che vedremo nel dettaglio adesso. Se invece gli interessati all'esproprio sono meno di 50, la comunicazione arriverà in privata sede. Vediamo, non lo faccio mai, ma stavolta lo voglio fare, di fare un giro con voi sul web. Ovviamente avevo già pronto tutto. Siamo sul sito ufficiale del comune di Bari, quindi stiamo parlando del sito ufficiale del comune di Bari, non un comune piccolo con le cose poco chiare. No, vedete, siamo nel settore urbanistica, c'è un bel titolo, Costa Sud, procedimento espropriativo. Qua vedete un master plan molto semplice dove si mostra che, vediamo se riesco, ecco, riusciamo a vederla insieme anche. Come vedete, è un'immagine estremamente schematica che mostra come della Costa Sud, una costa dove c'erano altri immobili, ma soprattutto terreni, mi sembra. Da quello che ho letto, mi sembra tanti terreni, ma stiamo parlando di una grandissima area da espropriare, dove il comune di Bari ha ben pensato di fare una grande area verde con, vedete, un parco sportivo, aree proprio verdi, alberature, aree ludiche, anche proprio spiaggia libera, sia spiaggia anche organizzata. E sempre sul comune di Bari c'è un file che contiene l'elenco di tutte le persone, i proprietari interessati all'esproprio. Vedete, con anche data di nascita, tutti i riferimenti catastali. Facciamo, diciamo, un esempio, tipo qua, Attolico Domenico, un cognome che non è di certo di Vipiteno, proprietario di un quinto, Attolico Gaetano, proprietario di un altro quinto, Giovanni Maria Pro, che non Pro, ma Attolico Maria, Attolico Palma,
Vedete, esempio, qua sono cinque, si presume cinque fratelli, Domenico, Gaetano, Giovanni, Maria e Palma. Cinque fratelli proprietari, tutti al quinto di un immobile che vengono appunto riportati come proprietari che devono rispondere, riceveranno un indennizzo, ma devono rispondere del fatto che lo Stato ha bussato alla loro porta per pubblica utilità. C'è bisogno del loro immobile e sono interessati in prima persona di una procedura d'esproprio. Quindi vedete, semplicemente vi ho voluto far vedere proprio effettivamente, materialmente di cosa si trattava, queste procedure d'esproprio, che effettivamente ci sono nomi e cognomi relativi a un immobile molto semplice. Con appunto nomi e cognomi, se la partecipazione degli interessati è maggiore di 50. Quindi abbiamo visto che la fase, questa qua, di pianificazione risponde al vincolo preordinato all'esproprio, ok? La prima fase, quella proprio sui tavoli dell'urbanistica, dove si dice quel terreno lì servirà a questa cosa. Ma la seconda, ovvero la dichiarazione di pubblica utilità, avviene solo se viene approvato un piano esecutivo. Lezione numero due che vi consiglio di andare a vedere, se no adesso, se vi dico piano esecutivo, non lo conoscete cosa vuol dire. Piani esecutivi sono tutti quei piani infracomunali che sono piani di lottizzazione, piani particolarizzati, principalmente piani di zona, cioè piani che hanno le planimetrie dettagliate, hanno al loro interno i costi delle opere, hanno al loro interno proprio, diciamo, un progetto anche di inizio, volendo, come sono i piani di lottizzazione. Per cui in questo modo vedete che abbiamo cambiato scala, tra questo che è l'esempio di un piano particolarizzato, penso, e questa la scala è cambiata e solo quando viene approvato un piano esecutivo si può parlare di manifestazione di pubblica utilità, cioè la fase 3, dichiarazione di non manifestazione, scusatemi, dichiarazione di pubblica utilità. Sì, c'è una fase di accordo. E c'è anche, non vorrei stare troppo a vederlo. Rimaniamo che ovviamente c'è una fase d'accordo prima del decreto d'esproprio. Chi fa questo accordo? Se lo Stato ti propone 100, ma a te 100 non va bene e vuoi 110, ti rifai a un tecnico di fiducia che insieme ad altri tecnici valutano le tue osservazioni e questa qui si può definire una fase appunto di accordo. Casomai si è sbagliato lo Stato o l'ente pubblico a darti una proposta di indennizzo sbagliata. Quindi c'è una fase di contrattazione prima che si arrivi proprio a il vero decreto d'esproprio. Ovviamente non è una contrattazione di mercato come al mercato del pesce o al mercato della frutta di crema, ma è un qualcosa che è gestito da tecnici, da periti. E vediamo un attimino come funziona questa indennità. Come funziona? Come si determina il valore del bene? In alcuni casi vediamo che si determinerà in un modo, in un altro, in altri casi si determinerà diversamente. L'esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica, si applica il valore venale del bene. Noi sappiamo che la nostra città siamo una pubblica amministrazione. Sappiamo che la nostra città ha bisogno di
cliniche private, tipo in Lombardia si chiamano Sanitas, sono in mano ai privati, e la parte della sanità gestita dai privati che fa anche supporto al pubblico, alla sanità pubblica, o anche semplicemente, per farla più semplice, un supermercato. Ok, c'è bisogno di questo. Quindi lo Stato vincola un terreno ad esproprio per attività commerciali. Tratta con il privato comprando e acquisendo il terreno al valore venale del bene, ovvero al valore di mercato. Quindi ricordiamoci l'esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica. Dopodiché, stiamo parlando di un esproprio invece di un'area edificabile, generale, valore venale del bene, meno il 25% se è un intervento economico-sociale, tipo una scuola. Ergo, un altro, il valore venale del bene può essere diminuito l'indennizzo del 25% se si tratta di un intervento economico-sociale, come una scuola, come un qualcosa che una struttura pubblica che dà un asilo, che dà supporto da un punto di vista economico-sociale. L'espropriazione invece di un'area legittimamente edificata, quindi non stiamo parlando solo di un terreno, in questo caso stiamo parlando di un terreno, in quest'altro caso qui stiamo parlando di un terreno, invece qua stiamo parlando di un'area edificata addirittura, quindi è un esproprio anche di immobili inteso come case, come edifici, si segue il valore venale del bene e vedremo che ci sono espropriazioni anche di edifici. Invece, per tutte le aree non edificabili, esproprio di un'area non edificabile, supponiamo un'area, non lo so, con un rischio alto di dissesto idrogeologico, quindi non edificabile, viene prelevata dallo Stato. E come viene pagata quella? Col criterio di valore agricolo. Vedete che nel perimetro non ci sono le strutture, le strutture sono fuori dal perimetro. Quindi se lo Stato vuole acquisire quest'area, deve indennizzare col criterio di valore agricolo. Voi mi direte che cos'è il criterio di valore agricolo? Il criterio di valore agricolo è composto da tante cose. È composto da sostanzialmente la produzione agricola, è una sommatoria, diciamo, di quanto è stato prodotto, di quant'è la produzione, di qual è la quantità e la qualità di quella produzione, anche in relazione con la vicinanza alla città. Se si tratta di un campo, perché parlo proprio di campo inteso come campo agricolo, circondato dal costruito, ha un valore agricolo più basso rispetto a un campo fertile molto lontano dai centri abitati. Piccola nota, piccola chicca, ricordatevi sempre che qualsiasi esproprio venga fatto di qualsiasi natura, ok? Di qualsiasi natura su terreno edificabile che però al momento è utilizzato per scopi agricoli, perché può essere che ci siano dei terreni a destinazione d'uso futura edificabile, però momentaneamente vengono usati. Vengano destinati momentaneamente all'agricoltura. Capita spesso, quante volte abbiamo visto nelle nostre città dei campi di mais, campi, ripeto, coltivati che negli anni vengono appunto, cambia la destinazione d'uso e viene costruito un qualcosa. Quando viene fatto un esproprio su un terreno
dove si coltiva sempre l'esproprio, sempre, dico sempre, comporta anche una parte di risarcimento al coltivatore che usava quella porzione di terreno. Quindi ricordatevi questo. Se il proprietario anche è un agricoltore, viene l'indennizzo deve valutare anche il fatto che c'è una perdita di attività. Se io ti esproprio un campo su cui tu stai coltivando, non te lo posso solamente pagare come il valore di mercato, perché tu hai anche una perdita in quanto non puoi più coltivare quel campo che ti portava tot euro in frutti, se era un frutteto, tot euro in mais, se lo si coltivava al grano turco e così via. Altre note finali, poi in realtà no, perché ci sono anche tante altre cose da dire che vedremo dopo nello specifico. Ci tenevo a dire una cosa importante. L'esproprio è uno strumento estremamente costoso, è un istituto del diritto urbanistico estremamente costoso, perché in tutti i casi, comunque vedete, bisogna andare a contrattare e l'indennizzo è il valore di mercato, quindi i prezzi dell'esproprio, inteso proprio come in euro, sono alti e soprattutto in questo periodo storico i comuni hanno pochi soldi. Lo Stato anche, le risorse sono poche e l'esproprio è uno strumento che si tende ad usare poco. Non si usa tanto l'esproprio. Nonostante sia comunque il motore dell'urbanistica, l'esproprio, più che diciamo, non è che si usa poco, ma è molto costoso. E quindi chi fa pianificazione urbanistica deve essere consapevole di questo e non può pensare di fare espropri a destra e manca, ma solo dove effettivamente c'è una necessità, dove effettivamente c'è utilità, necessità pubblica. Dove c'è pubblica utilità. Quindi, conoscendo questo, chi sarà detto quello che ho appena detto, del fatto che l'esproprio è una qualcosa di costoso, quando siamo in questa fase, il vincolo preordinato all'esproprio, la fase di pianificazione, si starà i più attenti possibili, in vista di quella che è effettivamente la pubblica utilità. È un qualcosa veramente di pubblica utilità? Sì, si espropria, se no, no, perché è uno strumento, ripeto, estremamente costoso. Altre due note finali. Cessione volontaria è quando sostanzialmente il proprietario viene incontro all'ente espropriatore. Viene incontro appena viene dichiarata la pubblica utilità e prevede degli aumenti di la cessione volontaria prevede degli aumenti negli indennizzi minimali del 10 o il 20%. Adesso non sto entrando troppo nel dettaglio, no, beh, neanche tanto minimali, però non si raddoppiano, si triplicano le cifre, si raddoppiano nel caso si tratti di una cessione volontaria di un terreno non edificabile. Però, ecco, sostanzialmente ricordatevi che la cessione volontaria fa guadagnare qualcosa di più al proprietario che cede volontariamente appunto l'area all'immobile all'ente espropriatore. Retrocessione invece è l'esatto contrario e vedremo anche dei casi di retrocessione adesso, per cui viene posto il vincolo di pubblica utilità, ma non in 5 anni non avviene l'opera e soprattutto a 10 anni, se dopo 10 anni dall'esproprio, dal decreto di esproprio non viene fatta l'opera, retrocessione si può richiedere indietro il bene. E anche l'indennizzo,
richiedere un secondo indennizzo addirittura. Quindi retrocessione, ricordiamoci che è questa roba qua quando si parla di esproprio, ovvero l'ente pubblico ha espropriato per presunta pubblica utilità, poi però non ha fatto niente, dico presunta per quello, perché poi non è stato fatto niente, forse anche per mancanza di altri fondi, e quindi se viene fatta la retrocessione, lo Stato e l'ente pubblico è costretto a restituire quel bene. Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio. Questo avviene quando ci sono delle calamità, delle emergenze. Penso che un esempio dove è avvenuto questo, ma non ho trovato le slide, non ho trovato nulla da allegare, è quando nell'alto tratto del Trebbia, tempo fa è crollato un ponte, ok? L'unico ponte per attraversare il Trebbia e proseguire verso il monte, verso l'inizio della valle. Quindi c'era un'arteria stradale bloccata e metà valle, o comunque un terzo della valle, era bloccato, non poteva più muoversi con i veicoli verso il fondovalle. E davanti a un'emergenza di questo tipo, per fortuna non ci sono state vittime, perché era, grazie a Dio, nelle ore notturne, questa calamità è successa. Hanno momentaneamente con un ponte di quei blocchi grossi metallici, un unico grosso blocco metallico, ha invaso, tra virgolette, dei campi vicino. Hanno, diciamo, spostato il ponte di 300-400 metri, asfaltando d'emergenza i campi vicini al ponte crollato, e hanno messo a terra un nuovo ponte di quelli appunto rimovibili. In questi casi qua non è un esproprio, è un'occupazione temporanea, da non confondere con un esproprio. Parlare un attimino adesso con qualche esempio di esproprio. Queste due immagini qua che vedete sono due immagini che hanno fatto molto discutere. In realtà ce ne sono tante altre, e non sono ovviamente le immagini che hanno fatto discutere, ma è quello che c'è celato dietro queste immagini. Ovvero il Parco del Serio. Serio è un fiume che scorre in Lombardia, un parco regionale di questo fiume, a cui io ovviamente ho seguito tutto perché passa per Crema, io sono di Crema, in questo momento sono collegato a Crema. E cosa è successo? Un'ex cava, fallita addirittura nel 2013 e non più in funzione, sapete come funzionano le cave? Ci sono dei laghetti da cui appunto si estrae il materiale. Non essendo più in funzione dal 2013, questa cava risultava appunto in stato di degrado e abbandono, o meglio, più che in stato di degrado ed abbandono, più che in stato di degrado si pensava solo in abbandono. Cosa ha pensato l'ente Parco del Serio? Ha pensato: facciamo così, quest'area è proprio a ridosso del fiume, acquisiamola con un esproprio di 100.000 euro, perché questo è il valore di mercato probabilmente di un'area appunto da cui. Tra l'altro, ecco, mi è venuto anche in mente, oltre ad essere fallita l'impresa, era terminato non mi viene il termine, scusatemi, sono troppo stanco. Il permesso di estrarre da quei laghetti lì. Quindi era anche proprio scaduto il permesso, non si poteva più estrarre. Quindi il prezzo di esproprio è stato anche basso, quindi la pubblica utilità in questo caso qual è stata? È stata quella di ampliare i confini del parco naturale, e l'idea iniziale era quella appunto di demolire gli edifici della ex cava e aumentare e rimboschire quello che è il polmone verde del parco. Quindi la pubblica utilità
Io ho riportato questo esempio qua per due motivi. Uno, perché si vede una pubblica utilità un po' strana, cioè nel senso pubblica utilità non deve essere per forza un ospedale o un'autostrada, no, può essere anche addirittura ampliare i confini del parco e rimboschire, aumentare il polmone verde, rafforzare e rinforzare i corridoi ecologici. Quindi, prima cosa che vi ho voluto mostrare qua è questa. La seconda è che l'ente pubblico ha prelevato quest'area pagando anche 100.000 euro, ma ha scoperto che era una discarica a cielo aperto. Dopodiché, un altro esempio che ho voluto riportare è quello di Trento, un qualcosa che è avvenuto a Trento, ovvero un bypass, è prevista la costruzione di un bypass ferroviario. E questo bypass ferroviario non esproprierebbe solo terreni non edificati, ma esproprierebbe con la successiva demolizione anche delle abitazioni, anche proprio sventrerebbe sostanzialmente un quartiere. Il che ho preso un estratto di questo giornale locale di Trento che dice: quasi 40 anni per comprarla, ma ora la mia casa sarà abbattuta. Questo per dire, l'esproprio a volte può essere anche un qualcosa di doloroso e potrebbe anche far discutere o comunque infiammare un po' l'opinione pubblica. L'ultimo esempio, sì, volevo essere certo che fosse l'ultimo, è qualcosa che è successo a Roma per gli appassionati di calcio, che casomai la stanno anche seguendo. Tempo fa, non vi so dire in che anni, ma comunque penso inizio anni 10, fine anni 0, è stato nel piano di Roma espropriata, omesso più che espropriata, non c'è stato il decreto d'esproprio, c'è stato il vincolo con poi il successivo decreto d'esproprio, quindi tutti i proprietari sono stati liquidati, sono stati indennizzati. Di una grossa area che era destinata a essere, diciamo, il nuovo Campidoglio, ovvero dovevano essere tutti gli uffici capitolini. Sostanzialmente il comune in centro Roma sarebbe dovuto essere una sorta di proprio sede rappresentativa. Invece la sede esecutiva, grossa e unica, doveva sorgere su quest'area qua, una serie di grandi uffici capitolini. Cosa è successo però? Il comune ha espropriato e si è accorto che, poi non entro troppo nella cronaca, non aveva più soldi per fare l'opera che aveva prestabilito nel piano. Quindi, cosa è successo? Passano gli anni, si riprende in mano il PGT di Roma, piano, no, scusate, il PGR di Roma, piano, troppe sigle, scusatemi, il PRG, piano regolatore generale di Roma, che prevedeva in quell'area la costruzione degli edifici capitolini, e si dice: no, lì non c'è più, non ci sono più soldi per questo progetto. Quindi cambiamolo e destiniamo l'area a pubblica utilità futuro, in futuro. L'Associazione Sportiva Roma, la Roma, squadra calcistica, che sta da anni pensando di costruire uno stadio, ha bussato al Comune di Roma e ha detto: ma ragazzi, voi qua avete un'area destinata a pubblica utilità, che però era destinata a qualcos'altro. È un'area che ci interessa, è un'area che ci piace, siete disposti a cedercela? E a fare opposizione adesso sono i proprietari che hanno chiesto la retrocessione del bene, perché i proprietari che hanno ricevuto l'esproprio dicono: ma scusami, noi abbiamo ricevuto un esproprio per pubblica utilità, perché si doveva fare determinate cose. Se voi adesso cedete a un prezzo di mercato, casomai anche diverso da quello a cui ci avete indennizzato voi,
a una società privata, perché la Roma è una società privata, addirittura anche quotata in borsa, noi non ci stiamo, chiediamo la retrocessione del bene. Quindi in questi tre casi ho voluto parlarvi un attimino di esproprio, di come l'esproprio non è sempre rose e fiori, ma ha un qualcosa che comporta un'alta spesa per il pubblico e anche relativi problemi che possono legarsi in seguito all'esproprio. Io ragazzi vi saluto, spero che non ci sia più bisogno avanti di fare una lezione sull'esproprio, spero che questa sia stata abbastanza completa, vediamo un po' come va e arrivederci al prossimo.